tutti amici e bentornati come sempre in cucina con Raffia la grande. Ragazzi, guardate questa splendida crema. Questa è una crema pasticcera alla ricotta. Volete vedere il suo procedimento? Seguitemi. Allora, come vedete, in questo pentolino ho messo 1 litro di latte. È facoltativo se metterlo o parzialmente scremato o intero. Adesso andiamo a inserire delle bucce di limone sottilissime e andiamo a riscaldare il tutto. Una volta riscaldato il nostro latte con il nostro limone, adesso in questo pentolino ho inserito 8 tuorli. Ci andiamo a inserire 200 g di zucchero semolato e andiamo a mescolare tutto. Una volta mescolato per bene tuorli e zucchero, andiamo a inserire 100 g di farina 00. Una volta inserita anche la farina, andiamo a inserire piano piano il latte. Ovviamente lo cogliamo per il fatto dei limoni, e giriamo sempre. Una volta che abbiamo inserito il latte, come vedete, siamo passati sul piano cottura e adesso andiamo ad addensare il tutto. Una volta che la nostra crema si è addensata, chiudiamo il nostro gas, mettiamo un pezzetto di pellicola sopra e facciamo raffreddare il tutto. Una volta che abbiamo raffreddato la nostra crema, la mettiamo per qualche secondo da parte, prendiamo 350 g di ricotta, andiamo a inserire 60 g di zucchero a velo e andiamo ad amalgamare il tutto. Una volta che abbiamo amalgamato per bene zucchero e ricotta, andiamo a inserire 130 g di gocce di cioccolato e amalgamiamo sempre. Una volta che abbiamo amalgamato il tutto, andiamo a inserire il tutto nella nostra crema pasticcera. Quindi questa è crema pasticcera alla ricotta. Una volta che abbiamo inserito la nostra ricotta nella crema pasticcera, con il frullino andiamo ad amalgamare il tutto. E come vedete, ragazzi, abbiamo formato la nostra crema pasticcera alla ricotta. Con questa crema, ragazzi, potete fare qualsiasi cosa, sia a partire dai biscotti, le zeppole, le dolci, quello che volete. Spero tanto che vi piaccia questa buonissima crema, spero tanto di sì. Beh, ragà, mi raccomando, spolliciamo la grande e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!